Io sono 20 anni che investo in borsa e ti posso assicurare di averle viste di tutti i colori. E proprio per questo posso dirti con la massima certezza e la massima sicurezza che il momento che sta per arrivare è veramente un momento molto, molto sfidante. Un momento che sarà ricco di opportunità per chi magari saprà coglierle, ma anche pieno di insidie, pieno di pericoli per chi starà fermo a guardare. Quindi la parola d'ordine è non stare fermi, fare qualcosa, fare subito qualcosa, perché i mesi e gli anni che verranno saranno veramente molto, molto impegnativi. Il cambiamento economico al quale ci stiamo avvicinando è epocale e occorre fare una cosa, anzi due. La prima è acquisire quelle conoscenze necessarie per proteggere la propria situazione finanziaria. Quella di tutti, eh? Cioè indipendentemente da quanti soldi una persona ha, se una persona parte da zero, se già ha dei risparmi, se una persona lavora come dipendente, se ha un'azienda, se ha un libero professionista, questa fase storica ci interesserà tutti. E poi, in secondo luogo, oltre chiaramente a proteggerla, sviluppare abilità precise, ripeto, non solo per proteggere la propria situazione economico e finanziaria, ma proprio per migliorarla e portarla a un livello superiore. Non c'è niente di complesso, niente di difficile. Ti dimostrerò come puoi già iniziare a muovere i primi passi. Quindi iniziamo subito con le slide. Vado adesso a condividere lo schermo. Settimana 4 euro e così via. Quindi arriverai alla 17ª settimana e metti via 17 euro e continui a farlo per un anno. Un anno è composto appunto da 52 settimane. Alla fine del periodo, quindi mettendo da parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eccetera, eccetera, e quindi cumulando questi soldi risparmiati, che cosa succede? Succede che a fine anno ti ritrovi un risparmio totale di 1.378 euro. Ora, 1.378 euro, tra averne e non averne, ce ne passa comunque 2.600 ed è già un primo punto di partenza. Però è vero, posso capire perfettamente che 1.378 euro non cambiano la vita. Però ti ho detto anche che la cosa importante è risparmiare ed investire. Per cui se questi soldi, se queste 1.378 euro le investi, e tutti gli anni applichi la formula, segnala su un foglio, nuova liquidità più rendimento da investimento, nuova liquidità più rendimento da investimento, nuova liquidità più rendimento da investimento. Applicando questo processo tutti gli anni, ecco, magari 1.378 euro non faranno poi questa differenza, ma guarda cosa succede applicando appunto questa formula. Che nell'arco chiaramente di una vita, perché una persona deve comunque ragionare in ottica di lungo termine, oggi parliamo di lungo periodo, quell'euro che ha messo da parte la prima settimana, alla fine diventano 454.000 euro. Questo chiaramente ha un tasso di rendimento di circa il 10% annuale, che con le nostre strategie, tu considera, noi abbiamo quattro strategie di investimento, due di lungo termine e due di breve termine. Cosa serve per farlo in autonomia? Servono tre cose: lo strumento, il mezzo e il comportamento.